subito molto molto bene, come spesso dico, come piace a me, perché è rivolta ancora una volta ai ragazzi, ai giovani. E beh, insomma, quando si dice che ormai i giovani di oggi sono molto più avanti di noi, e beh, insomma, a quanto pare è vero, perché pensate, a 8 anni c'è già chi va all'università. Ebbene sì, avete capito, all'università. Allora davvero scopriamo tutto questo grazie ovviamente al mio salotto. Grazie, grazie, grazie a Riccardo Guidetti, presidente Associazione Leo Scienza. Ciao, grazie per essere qui, ciao. E grazie a Milena Bertacchini, responsabile Museo Universitario Gemma. Grazie. Che spettacolo, 8 anni, dagli 8 ai 14 anni, non ai 20, non si deve aspettare per forza i 20 andare all'università, no. C'è addirittura una università nata apposta. Io lo dico sempre con il sorriso perché sono ovviamente tutte, secondo me, progetti, iniziative bellissime. Però insomma, dicevo, un'università studiata, valutata, ragionata per questi ragazzini dagli 8 ai 14 anni, Uni Junior. Uni Junior, conoscere per crescere, questo è il motto. La cosa che ci tengo a dire è che non vogliamo far bruciare le tappe a questi ragazzini, certo. Non vogliamo laureare dei bambini di 8 anni. Questo è fondamentale. Mi serviva come forza, no? Sai, in televisione, certo, bisogna fare il lancio. Non vorrei spaventare mamme e nonne, e non siamo alla ricerca di piccoli geni, assolutamente. Che non ci interessano, bravissima, hai ragione. Il progetto Uni Junior è aperto a tutti i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Non ci siamo inventati nulla. Già da 20 anni, 25 anni, più di 20-30 università in Europa aprivano le porte a bambini e ragazzi. Negli anni sono cresciute, ormai sono in tutte le nazioni d'Europa che fanno progetti come questi. 10 anni fa siamo stati contattati da EUCUNET, che è questa rete europea che ha sede a Vienna, che unisce un po', fa un po' da rete con tutte queste Children University, con tutte queste università che non fanno altro che aprire le porte ai bambini, ai ragazzi. 10 anni fa siamo stati contattati e hanno chiesto a noi come fosse possibile che in Italia nessuna università facesse iniziative come queste. Abbiamo provato, contattando alcune sedi universitarie, con grande fatica siamo riusciti 10 anni fa ad aprire per la prima volta in Italia le porte ai bambini. Dopo 10 anni devo dire che adesso abbiamo 10 sedi universitarie che fanno questo, più di 3.000 bambini iscritti, bambini e ragazzi iscritti ogni anno. Ed è un progetto che piace a tutti. È un progetto veramente ormai è diventato, direi, un punto di riferimento culturale per le famiglie e per i bambini. Certo. Le università si aprono completamente ai bambini e alle famiglie. Come dicevo prima, non siamo alla ricerca di piccoli geni, non vogliamo far altro che dare risposte alla curiosità dei ragazzi. Questo è bellissimo, posso dirlo, insomma, perché lavorare sulla curiosità attraverso, fra l'altro, insomma, il colore, perché stiamo vedendo fra l'altro un tavolino pieno zeppo di cose bellissime, di magliette, eccetera, colore, allegria, divertimento, però con anche quel, insomma, quel sapore un po', posso dire, incuriosirli anche sulla ricerca, per esempio, scientifica. Assolutamente sì, perché c'è tanto colore, è tutta la portata di bambini e ragazzi, però i bambini e i ragazzi che si iscrivono ogni giugno vogliono fare qualcosa da grandi. Infatti il nostro scopo è quello di far vivere a loro un'esperienza che sia il più possibile vicina a quella degli studenti grandi, che frequentano realmente le aule universitarie, iscritti all'università. Quindi loro ricevono il loro libretto dello studente, scelgono le lezioni che vogliono fare tra le varie tematiche che noi mettiamo nei programmi ogni anno. Proprio come all'università. Ricevono il timbro sul libretto, il diploma Uni Junior alla fine del programma. Quello che vogliono fare loro è qualcosa da grandi. Quindi vogliono contenuti importanti, magari anche estranei al loro normale percorso curriculare di studente di scuola primaria, di scuola media, vogliono avere risposte alle loro curiosità. E la cosa più bella in assoluto è che queste risposte, queste domande le portano dove c'è il massimo sapere. A docenti universitari, in aule universitarie. Certo. Infatti abbiamo visto delle immagini, posso dire, bellissime, anche molto tenere, queste aule universitarie che appunto io ricordo con questi, insomma, banchi, eccetera, e i loro piccolini dietro. È molto molto bello. Fra l'altro, insomma, so che proponete, vengono appunto proposti anche temi molto curiosi, molto divertenti. E insomma, Milena, io direi che lavorare e smuovere la curiosità in un'epoca dove a volte si tende forse un po', io parlo anche da mamma, no? A correre il rischio di che questi ragazzi rimangano un po' dietro le quinte della loro vita, no? Con questa realtà virtuale, con i social, che sono comunque importantissimi, ci mancherebbe, però insomma quel passo in più, ecco. Certo, presentare le tematiche
qualunque tipo di tematica, sia scientifico che umanistico, sia laboratoriale che teorico. È incredibile perché in ogni caso i ragazzi mostrano interesse, partecipazione, spesso anche domande molto pertinenti, perché talvolta vengono ad abbracciare dei loro interessi che talvolta nemmeno i genitori conoscono fino in fondo. Sono capitate lezioni di storia o di traduzione linguistica, inglese, cinese, dove gli stessi docenti universitari erano stupiti dalle competenze dei ragazzi che, ahimè, dicevano, non ritrovavano in quelli universitari. Per cui è molto divertente, anche se impegnativo, perché per i docenti universitari mettersi in gioco, cioè proporre i loro temi di ricerca o le tematiche che sono soliti insegnarle, ma a un pubblico giovane che è estremamente esigente, perché non perdo occasione di far notare al docente se per caso è un po' noioso. Per cui i docenti devono stare veramente sul pezzo e mantenere l'attenzione, anche grazie al supporto di Lioscienza, che in un qualche modo talvolta anima le lezioni rende un po' più tranquilli studenti unijunior, più vivaci del solito. Però questo è il mondo della lezione universitaria, quindi loro diligentemente, anzi correndo perché hanno paura di perdere il posto, arrivano alla lezione. Quindi sono precisi, puntuali proprio. Assolutamente, anzi spesso in anticipo. E i genitori accompagnano naturalmente i ragazzi. Le lezioni a Modena si svolgono in due sedi, nella sede di Modena San Gimignano e nella sede di Reggio Emilia Palazzo Dossetti. E nelle lezioni che seguono alcune sono tenute a seguirle a Modena e altre a Reggio Emilia. In questo modo le famiglie possono anche entrare, quindi conoscere quelle che sono le diverse sedi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Per cui li vedi arrivare con una foga, un'ansia, una voglia di apprendere e sono veramente molto stimolanti per il docente e anche per noi, perché talvolta sono loro stessi un invito alla scoperta, all'approfondimento. E guidano anche in qualche caso i genitori, che possono seguire le lezioni in entrambe le sedi in videoconferenza, a disquisire con loro, ad approfondire o a venire in sala e a fare domande anche da parte dei genitori e ai docenti. Bellissimo, ecco, fra l'altro insomma tu hai citato Modena, appunto Reggio Emilia. Vorrei ricordare che fra l'altro questa è, ricordiamo anche che gli appuntamenti sono già iniziati, giusto? Le lezioni insomma sono già in corso ed è la nona edizione. Esatto. E dicevo appunto Modena e Reggio Emilia importanti perché mi risulta che siano state fra le prime, dico bene? Sì, ad aderire la nostra avventura è cominciata con l'anno scolastico 2009-2010. Tant'è che il prossimo anno festeggeremo veramente con grande gioia i 10 anni, ed è stato un percorso incredibilmente in crescita, perché da 100-150 studenti che hanno solcato le aule della sola sede di Modena nella prima edizione, perché non eravamo in grado di prevedere quello che sarebbe diventato Unijunior Unimore, e attualmente insomma fra i 400 e i 500 studenti che si suddividono naturalmente, perché oltre 150 ragazzi per lezione non è possibile accogliere. Ecco, quindi c'è un numero, insomma, certo, certo. Perché se no non sarebbe una lezione gestibile, per cui i ragazzi si iscrivono, scelgono le lezioni, ovviamente c'è il numero chiuso, raggiunto il massimo, si mettono in lista in attesa eventualmente che si possa liberare qualche posto, e poi seguono queste lezioni che sono una decina all'anno, si svolgono, fino adesso si sono svolte il sabato pomeriggio in due turni, suddivisi sulla base dell'età dei ragazzi. Il primo turno i ragazzi più giovani fra gli 8 e i 10 anni, il secondo turno quelli più grandicelli. Certo, infatti ricordiamo appunto che va dagli 8 ai 14 anni, insomma. Esatto. E dopo poi ci sarà l'università, quella insomma classica, più avanti, se vorranno, ovviamente.
Abbiamo già detto, ma mi piace ricordarlo, appunto, che è stato appunto, è promosso da Unimore e dall'associazione appunto Leo Scienza. E il numero di lezioni è interessante, quindi insomma una decina. Ecco. E per poter partecipare, cioè, voglio, allora, adesso sono già in corso, anzi state arrivando alla festa finale con tanto di diploma, un po' all'americana. Il programma di Modena e Veggio si sta per concludere, manca una lezione, l'ultima lezione che terremo a Reggio Emilia, una lezione sugli insetti, una bellissima lezione. Qual è l'argomento? Ah, gli insetti. Questa sarà una lezione sugli insetti, poi ci sarà la festa finale, quella aperta anche ai genitori che finalmente potranno entrare in aula con gli studenti. Ci saranno personalità istituzionali, personalità dell'università, prorettore, rettore. Ci sarà la consegna del diploma a tutti gli studenti. Abbiamo visto mamme commuoversi, ricordiamo sempre che il diploma 1 giugno non ha nessuna valenza, certo, ma è comunque per loro un momento di grande gratificazione. Poi se magari uno nella vita non si laura, quello però intanto il genitore quello può intanto, dire intanto quello l'ha ottenuto. Quello intanto l'ho ottenuto, tra l'altro alla festa finale premiamo quei ragazzi che hanno fatto più edizioni ad 1 giugno, li premiamo con il master in 1 giugno. Perché c'è chi ritorna. Con un diploma speciale, esatto, perché c'è chi ritorna, abbiamo addirittura studenti di 14 anni che tra virgolette sarebbero l'ultimo anno di 1 giugno, che hanno partecipato a 4 o 5 edizioni e quindi si meritano una gratificazione particolare. Diamo quindi il diploma master in 1 giugno a loro. Questa cosa per noi è bellissima perché stiamo abituando bambini a frequentare un mondo che loro vedevano lontano, vedevano noioso magari, vedevano anche difficile. Li stiamo abituando in una maniera alla loro portata, in una maniera divertente, in una maniera semplice. Loro si abituano ad entrare in aule universitarie. Non è il nostro scopo fare un preorientamento, però loro scoprono tematiche che magari non credevano potessero essere interessanti. Si divertono a lezioni di lingue, a lezioni di economia, a lezioni di sociologia e si abituano a frequentare un mondo che magari vivranno nuovamente dopo 10 anni o dopo 7-8 anni. Sicuramente quando rientreranno in quelle aule universitarie dopo aver frequentato 1 giugno si ricorderanno della loro esperienza e probabilmente ci rientreranno con il cuore più leggero, di questo ne siamo certi. Certo, questo è molto bello anche perché insomma state in questo modo davvero avvicinando i ragazzi a questo mondo che appunto come dici tu potrà essere poi vissuto seriamente veramente certo. Con l'università oppure no, però intanto toglierà un po' anche questa distanza, un po' questo ostacolo, insomma, esatto. Con anche la presenza di docenti universitari, che io credo, e torno a dire un po' anche da mamma, credo che sia una grande soddisfazione per un ragazzino sapere che chi ti sta spiegando è proprio un docente certo. Universitario. Certo, e perché comunque è un esempio di sapere e di un sapere rivolto generalmente da grandi, insomma, ai grandi in questo senso, e ovviamente. Quindi stimola sicuramente la voglia di ascoltare e anche la pazienza perché talvolta le lezioni universitarie affrontano tematiche che non sempre sono particolarmente semplici, insomma, sebbene i docenti cerchino sempre di declinarle in un modo più adatto, più adeguato, stimolandoli con attività laboratoriali, esempi, giochi e tematiche insomma, più adatte alla loro età. La cosa che ci impegna parecchio ad ogni definizione di calendario è anche la programmazione di lezioni diverse ogni anno, in modo tale che ci possano essere ogni anno delle proposte che allettino ragazzi in modo diverso o diversi ragazzi, così che ci possa essere un riciclo, un richiamo, un rinnovo di anno in anno e anche per questo che poi molti ragazzi, una volta che hanno cominciato a partecipare, seguono l'attività di anno in anno. Certo. Ci tengo particolarmente a dirlo, i professori sono i docenti universitari sono i veri protagonisti di questa iniziativa. I bambini l'hanno capito, i ragazzi l'hanno capito. Chi trasmette il proprio sapere per i ragazzi merita rispetto. Questa cosa si è un po' persa, ahi noi. Quando entra un docente universitario ad 1 giugno, i ragazzi si alzano in piedi, gli fanno un grande applauso, alla fine chiedono l'autografo del docente sul libretto dello studente. I docenti sono i veri protagonisti di queste iniziative. Secondo noi questa cosa è fondamentale, soprattutto in quest'epoca in cui un ragazzino di 11-12 anni, in prima, seconda media, molti di loro hanno già il telefonino e possono magari
in autonomia nella loro stanzetta, avere risposte alle loro domande semplicemente andando col telefonino a fare ricerche, che spesso sono ricerche sbagliate, appunto, ricerche non contestualizzate, ricerche anche a volte pericolose. La possibilità di portare le loro domande, anziché in una stanzetta con un telefonino, a un docente universitario dove c'è il massimo sapere, io penso che sia un'opportunità fantastica e loro la colgono. Abbiamo bambini che vengono da, non solo dalle città, ma dalla provincia, addirittura fuori provincia, ragazzi che vengono da Mantova, perché a Mantova questa iniziativa ancora non c'è, e quindi fanno 100 chilometri per venire il sabato pomeriggio dopo una settimana di lezioni, ecco, ad Unigiugno. Cioè, ricordiamo che ovviamente non è obbligatorio, parliamo di una passione, quindi il fatto che venga scelto, ma è stupendo, insomma, vuol dire che avete proprio centrato l'obiettivo. Sì, anche perché chi ha dei figli in questa fascia di età sa benissimo che lo puoi costringere una volta, ma la seconda volta, se non ha voglia di venire, non puoi spingerlo. Il fatto che loro ci chiedano anche di poter frequentare più lezioni di quelle a cui noi diamo l'opportunità di partecipare, c'è un massimo di 6 lezioni per ogni studente. Questo è per noi importante, perché fa sì che possano partecipare più ragazzi, ma anche fa sì che loro scelgano le lezioni seguendo i loro interessi, le loro passioni, e in questa maniera le lezioni che hanno scelto sono per loro importanti, non le trascurano, vengono assolutamente difficilmente, ecco, qualcuno non il frequenta. Grande mistero della scienza invece è, vuole essere ironico, cosa succede dopo? Perché allora dopo, ad una certa età, cambia qualcosa? E lì, no, sto scherzando, non in tutti ovviamente, anzi io ho sempre la fortuna di conoscere in effetti una bellissima gioventù, però effettivamente è un problema che si riscontra, però non è detto, perché le generazioni di Unigiugno stanno crescendo, sì, e vedremo. C'è un calo fisiologico, ma sì, non possiamo negarlo, della curiosità, della voglia di sperimentare. Per poi ritornare. A 12, 13, 14 anni si ha meno curiosità e voglia di sperimentare di un bambino di 8-9 anni. Infatti noi riusciamo ad aumentare gli iscritti di 12, 13, 14 anni perché ce li portiamo dietro da anni. È anche vero che lo scopo di Unijunior è diventato un po' il nostro motto, è una frase di Plutarco: i bambini non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere. Non vogliamo riempirli di contenuti, certo, però magari dargli una scintilla, magari scoprono con Unijunior anche in una sola edizione che ci sono temi che sono interessanti, certo, può essere interessante anche lingue, può essere interessante economia, può essere interessante il mondo universitario. Certo. No, ma vostra forza credo sia, scusami se mi permetto, è proprio adesso al di là del fatto della battuta, che ovviamente la loro crescita, il distaccarsi un po' dalla curiosità è normale, l'abbiamo avuto secondo me tutti, senza ipocrisia, ecco, è fisiologico ed è anche forse sano così, però poi magari c'è un ritorno e questa vostra capacità, secondo me, è di mettere appunto, di seminare questa curiosità che, come dicevi tu, poi magari può tornare, no? Ti scopri innamorato magari di una materia che a distanza magari di anni, perché no, la feci in quell'anno, mi ricordo, quindi davvero un merito enorme. Fra l'altro io vedo, torno a dire, un tavolino pieno di gadget, anche magliette, insomma, fra l'altro, oltre ai famosissimi diplomi che, insomma, secondo me questi, quando vengono consegnati, deve essere un bel momento. Sì, fra poco poi si svolgerà la quando festa. Quando sarà la festa? Il 9 febbraio, sabato pomeriggio 9 febbraio a Modena, in San Geminiano, con la partecipazione sia del prorettore di Modena, il professor Sergio Ferrari, che dell'assessore all'istruzione del comune di Modena, Gian Pietro Cavazza. Beh, il nostro Gian Pietro Cavazza, che è qui questa mattina, fra l'altro l'abbiamo presente questa mattina, fra poco arriverà fra noi. Sì. E questo è sempre un avvenimento molto simpatico, è l'unica occasione in cui i genitori possono restare nell'aula insieme ai ragazzi e quindi assistere al conferimento del diploma con la frase magica no, però insomma consueta del conferimento da parte del prorettore ai ragazzi, dopodiché si consegnano i diplomi e vengono firmati dai docenti presenti e con grande soddisfazione appunto escono da questa festa e da questa esperienza che in genere insomma è simpatica e gratificante anche per le famiglie. Ecco, io so che i temi ovviamente proposti, le materie proposte sono tante, davvero molto curiose. Ce ne sono di quelle un po' più seguite, più gettonate? Difficile forse da dire, perché sì, immagino... sicuramente alcuni dei temi sono più sentiti dai ragazzi, come possono essere i dinosauri, i fossili, gli insetti che saranno proposti la lezione di sabato 2 febbraio.
però ci sono state lezioni appunto il cinese, scienza e arte, matematica con le bolle, chimica, che effettivamente ingegneria, informatica, che sono temi diciamo sostanziosi e che però alla fine raccolgono davvero parecchia partecipazione e interesse. Sì, logicamente i primi anni siamo partiti proponendo materie per lo più scientifiche perché ci sembravano le più accattivanti, chimica, fisica, astronomia, i dinosauri, però con l'andare degli anni e con i suggerimenti che ci arrivavano dagli studenti abbiamo capito che la loro curiosità è realmente trasversale. A volte basta un titolo accattivante, e una lezione preparata bene dal docente e loro scoprono che può essere divertentissima, certo. Anche lingue, economia e magari e anche materia, diritto, non lo so. Per loro. Anche diritto, anche, abbiamo fatto anche diritto, sì, diritto sul diritto ambientale. Ecco, insomma, no, lo dico perché insomma, sì, sì. Avendo fatto giurisprudenza, insomma, il diritto sì. Può essere creativo anche quello, può essere sì, avere sì. Un colore anche lui. Assolutamente sì, e questo lo capiamo perché se il primo anno che abbiamo proposto lezioni, ad esempio, di economia, avevamo 20 iscritti, l'ultima lezione che abbiamo fatto in una sede 1 giugno erano più di 130 bambini iscritti a una lezione di economia, bambini di 8, 9, 10 anni. Come dicevo, basta realmente un titolo accattivante e una lezione ben svolta per rendere divertente qualsiasi tematica. E curiosa qualsiasi certo, tematica. È curiosa questa grande capacità che evidentemente appunto hanno, lo dico non sorpresa, però insomma non è sempre detto che uno, perché è docente, debba essere anche particolarmente accattivante, perché insomma voglio dire certo. Anche perché può essere abituato giustamente a studenti grandi, ad adulti. Assolutamente. Quindi questa grande capacità che hanno, come avete detto bene voi, questi grandi protagonisti che oltre ai ragazzini sono davvero i docenti universitari. Tra l'altro io leggo nel comunicato stampa, correggetemi se sbaglio, che c'è stata appunto anche una lezione, ormai siamo in chiusura anche di programma, sì. Quindi immagino che ci sia già stata. Dimmi come parli, dico bene, e certo. Ti dirò chi sei. Certo. Molto interessante questa, certo. Credo. Questa è stata svolta da un medico. Professoressa Elisabetta Genovese, nonché delegato del rettore Genovese. Per la disabilità, e è riuscita a svolgere la lezione parlando ai ragazzi dei problemi che possono essere di carattere sensoriale a qualunque età e in particolare della sordità e devo dire che i ragazzi poi gli hanno posto tantissime domande perché molti dei ragazzi presenti, che erano oltre un centinaio per lezione, o loro stessi o hanno a scuola ragazzi con problemi certo. Di disagio, di disabilità. Quindi importante anche per l'inclusione, voglio dire, ovviamente. Per no? Cui, insomma, sono temi anche delicati che però è anche giusto proporre per far crescere questi ragazzi nella cultura vera, alta. Io vi ringrazio davvero per quello che ci avete raccontato questa mattina, per quello che fate, quindi voi seguite ovviamente tutto quello che fa Uni Junior perché davvero fa tanto e per questo ciclo ormai siamo arrivati in fondo, però basta poi iscriversi e sì. Seguire i prossimi è quando molto saranno. Semplice, è molto semplice, basta andare sul sito di Uni Junior, è una piattaforma molto funzionale, migliora ogni anno, e non bisogna fare altro che registrarsi al sito internet, nella sezione dedicata alla città di appartenenza, alla città di interesse, si troverà il calendario dell'edizione, noi già da prossimo mese inizieremo a lavorare sulla 10ª edizione. E il prossimo anno saranno molte le sorprese. Sì, che deve essere certo. Per forza un'edizione speciale. Quindi partiranno le lezioni ovviamente ottobre. Generalmente da ottobre fino a ottobre. Proprio come l'università, mi sembra giusto. Sì, certo. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. A voi. Noi adesso